distribuiti sul piano locale e soprattutto nazionale. Questa discussione, questa almeno la valutazione di Sinistra Ecologia e Libertà, dimostra che siamo sulla buona strada. Signor Presidente, colgo l'occasione per una comunicazione formale e personale. Essendo stato nominato da pochi giorni vicepresidente della Regione Lazio, vista la incompatibilità costituzionale tra le due cariche, quella di vicepresidente e quella di parlamentare della Repubblica, le preannuncio le dimissioni da parlamentare che formalizzerò nelle forme dovute nelle prossime ore. Grazie. Grazie onorevole Smeriglio, onorevole Ruocco. Prego. Grazie Presidente. L'obiettivo del mio intervento odierno è di spiegare alla cittadinanza italiana ciò che accade in questo palazzo, senza usare aridi e incomprensibili sofismi cui questa politica ci ha tristemente abituati. Rispondo in questo modo ad un'avvertitissima esigenza della popolazione, la cui vita viene puntualmente travolta da provvedimenti che nessuno si sente mai in dovere di spiegare adeguatamente. L'occasione che ci è fornita oggi è legata alla questione di Roma Capitale, affrontata, come sempre e come sottolineo ancora, in modo poco trasparente e lontano da qualsiasi criterio che abbia come obiettivo quello di semplificare l'informazione e la vita dei cittadini. Il tutto per poter meglio strumentalizzarne e manipolarne le opinioni. Vorrei quindi, da un lato, chiarire il contenuto di questo decreto in modo che sia fruibile a tutti e non solo ai professionisti dei magheggi, e dall'altro spiegare la posizione assunta in proposito dal Movimento 5 Stelle. Nei giorni scorsi, infatti, sulla stampa c'è stato un fiorire di critiche e condanne sull'astensione del Movimento 5 Stelle al Senato relativa alle risoluzioni presentate dai gruppi PD, PDL e Scelta Civica. Un senatore del PDL ha definito questa scelta stravagante e ha dato diverse opzioni sul motivo di questo atteggiamento: ignavia, timidezza, inconsapevolezza della materia oppure semplice inimicizia per Roma. Devo deludere il senatore, ma la ragione per cui ci siamo astenuti al Senato e continueremo ad astenerci alla Camera non è nessuna di queste. Capisco che non ci comprendiate. Per troppi anni ci avete messi da parte e oggi trovarvi di fronte a persone che vogliono cambiare in radice la dialettica politica è per voi spiazzante. D'altra parte riscontro che non devono essere solo i vituperati grillini a trovarsi, per così dire, in difficoltà, ma anche qualcun altro, dal momento che in riferimento allo stesso testo di legge, il 3 aprile 2013, un quotidiano titolava "Per Roma Capitale più poteri", mentre nel contempo un altro tuonava "Roma Capitale poteri dimezzati". La verità è che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non abbiamo mai potuto discutere adeguatamente. È un atto del governo che recepisce solo in parte alcune condizioni poste dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale della passata legislatura. Il Movimento 5 Stelle non solo non ha potuto quindi discuterlo, ma anche in questa sede non gli è stato e non gli è possibile essere coinvolto nel dibattito in modo adeguato per la mancata formazione delle commissioni permanenti. Quindi ancora in questa sede il Movimento 5 Stelle chiede con forza l'istituzione delle commissioni permanenti e chiede che siano superate le solite logiche spartitorie e meschine che si traducono in enorme danno per i cittadini. Si è detto che il Movimento 5 Stelle sarebbe contro Roma perché non si è gettato nelle braccia di PD, PDL e Scelta Civica per approvare con un grido di giubilo questo provvedimento. Vediamolo allora questo atto, partendo dal titolo. Testo dello schema con modificazioni di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 201, numero 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. Ci vogliono due minuti solo per leggere il titolo. La realtà è che ci troviamo di fronte ad un testo che, come ha avuto la bontà di ricordare un altro senatore del PD, evidentemente in difficoltà.
Sembra, e cito, un regolamento di condominio pieno di commi, di rinvii, di incisi e di dettagli amministrativi. Ma cosa c'è all'interno dell'atto? Seppelliti sotto una montagna di rimandi, ci sono fondamentalmente tre punti salienti. Il primo riguarda il vuoto normativo sulla rimodulazione delle risorse già destinate alla capitale, che verrà valutata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze allo scopo di prevedere anche il ruolo dell'amministrazione statale nell'erogazione delle risorse finanziarie. Il secondo punto riguarda i poteri di ordinanza in deroga del Sindaco di Roma Capitale. Lo schema di decreto oggi analizzato riconosce comunque al Sindaco di Roma Capitale il potere di adottare ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, in materie connesse a situazioni di emergenza legate al traffico, alla mobilità o all'inquinamento atmosferico-acustico, ma subordina tale potere all'approvazione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico di Roma Capitale. A quanto risulta dal decreto, le spese relative a tali emergenze dovrebbero essere tutte a carico del Comune. Tenuto conto che tali emergenze sono talvolta supportate proprio da Roma in quanto capitale d'Italia, mi sembra curioso che il sindaco attuale abbia commentato tutto sommato positivamente il provvedimento. Il terzo punto concerne invece il finanziamento del trasporto pubblico locale. Le modifiche rispetto alla situazione precedente riguardano il fatto che, pur finanziato direttamente, il suddetto trasporto pubblico locale includerà anche il trasporto su rotaia. Le risorse in ogni caso verranno erogate alla Regione con un'ulteriore intesa, anche per non bloccare il riparto con le altre regioni, verrà decisa la quota da destinare a Roma. Quest'ultima dovrà essere determinata rivedendo gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma Capitale. Riguardo a questa misura, è noto come essa vada a risolvere una controversia che aveva coinvolto il sindaco e il governatore della regione, che, pur dello stesso colore politico, avevano trovato su questa ripartizione dei fondi motivo di aspro conflitto. Ed è quindi comprensibile che oggi il nuovo presidente Zingaretti plauda questa soluzione individuata, che accorda di fatto una sorta di primazia alla regione sui fondi per Roma Capitale. Se mi è concesso una riflessione, andrebbe sottolineata la bizzarria delle posizioni espresse da quanto sostengono che chi non vota questo provvedimento va contro Roma Capitale. Tutte le misure contenute nel presente decreto, seppur ragionevoli e in larga parte condivisibili, se considerate in un'ottica di equanimità, vanno a ridimensionare alcune prerogative attribuite a Roma. Se quindi non si può parlare, come nell'articolo già citato, di poteri dimezzati, certo non si tratta di una bella figura per l'attuale sindaco di Roma, cui viene revocata un po' di quell'autonomia che gli era stata precedentemente concessa. Confidiamo comunque che alla situazione venga posto rimedio tra qualche settimana dai cittadini. A questo si aggiunga la stratificazione normativa che si è andata realizzando nel corso della passata legislatura, tanto relativamente all'abolizione delle province che all'istituzione delle aree metropolitane. Bisogna considerare che provvedimenti tra loro separati e vagamente coordinati hanno comportato una confusione normativa e istituzionale che raggiunge il suo culmine nella Regione Lazio. In questo caso l'area metropolitana, presieduta dal sindaco di Roma, inoltre eletta non a suffragio universale, ma addirittura come ente di secondo livello, non potrà non penalizzare i comuni dell'Interland, dai quali non si può prescindere nell'ambito di un'ottica di gestione integrata di diversi e importanti temi, quali trasporti, politiche urbanistiche, lavori pubblici, tutti di fondamentale importanza, tanto per Roma Capitale, i cui municipi dovrebbero diventare comuni metropolitani, quanto per i comuni dell'area metropolitana. Riteniamo che sia indispensabile individuare nuovi strumenti normativi in grado di prevedere un nuovo assetto istituzionale integrato ed organico dell'intera Regione Lazio e che implichi una più razionale ed organica distribuzione dei poteri tra gli enti ed elimini duplicazioni e conflitti di attribuzione con conseguenze perniciose per i cittadini di Roma, dell'Interland e di tutto il Lazio. Chiediamo che tutto questo sia realizzato con la partecipazione attiva e democratica della cittadinanza coinvolta, cui non possono continuare ad essere imposte architetture istituzionali calate dall'alto.
Credo ancora sia lecito proporre un'altra riflessione. Come giustamente riporta il ministro Giarda nella lettera di trasmissione del provvedimento al Presidente del Senato, questo schema di decreto legislativo è stato presentato in ottemperanza dell'articolo 2,7 della legge 5 maggio 2009 numero 42. Questo comma recita: entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4. In soldoni, il problema è che normativamente ci sarebbe stato tempo per il governo, magari in presenza di commissioni permanenti, per un'istruttoria approfondita del provvedimento fino al 2014 per provvedere alle modifiche del presente decreto. Francamente non si comprende la fretta di questo governo dimissionario a voler apportare modifiche che potrebbero essere proposte nel prossimo anno e mezzo. Quindi io chiedo formalmente al Presidente della Camera. Deve chiudere. Può la Commissione speciale sostituire non solo le commissioni bilancio e finanze, ma anche una commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale? Possiamo realmente asserire che il decreto in discussione osservi l'iter richiesto dalla legge 42 del 2009? Chiudo. Ricordando a tutti voi, ce n'è sempre tristemente bisogno, che c'è una parte del Paese che in questo momento lavora in modo duro e onesto ed è schiacciata dal peso dei doveri e degli oneri quotidiani. Tutte queste persone attendono sempre più impazientemente dalla politica risposte di efficienza, di serietà, di semplificazione e di trasparenza. Noi eravamo fino a ieri con loro lì fuori. Da qui la critica che ci piove quotidianamente addosso di cittadini inesperti in contrapposizione a cotanti onorevoli. Beh, posso dire a testa alta che oggi siamo orgogliosi di rappresentare, di far sentire alla politica finalmente proprio la voce di tutti quei cittadini inesperti che, come noi, si sforzano quotidianamente di scrivere con dignità e onestà la storia e il destino di questo nostro meraviglioso quanto difficile paese. Grazie. Onorevole Lorenzin. Presidente, colleghi, devo dire che sono rimasta molto impressionata dall'intervento della collega del Movimento 5 Stelle che mi ha appena preceduto, perché se ha annunciato in tutto il suo intervento di essere appena entrata in Parlamento accusando il Parlamento stesso di retorica, devo dire che il suo intervento brilla per una certa retorica parlamentare e potrebbe dettare legge in quanto a dialettica politica. Talmente tanto politica che avete utilizzato l'elemento di Roma Capitale e senza neanche entrare nel merito della vicenda che stiamo analizzando qui oggi in aula, per ribaltare in una classica metodologia parlamentare, quindi pienamente politica e pienamente della prassi di questo vecchio palazzo, utilizzandola come argomentazione per la vostra motivazione speciosa sull'istituzione delle commissioni. Quindi benvenuti nella casta.